Questa seconda parte del video tutorial delle gambe allungabili si concentra soprattutto sulla testa di tutti e tre i pupazzi, sull'esecuzione del cappello sia per Lolly che per Frosty, quindi sia per il folletto che per il pupazzo di neve, sulla struttura del naso, nel caso di Polly, ho invece realizzato anche dei codini. Quindi andiamo per gradi e andiamo innanzitutto a cucire le facce, perché l'esecuzione è la stessa per tutte e tre. Quindi una volta che doppio, nel caso dei folletti c'è il retro color marroncino chiaro, mentre invece nel caso del pupazzo di neve ovviamente è lo stesso come la parte, è lo stesso sfondo della parte anteriore. Allora, per tutti e tre è la stessa, vado a cucire tutto intorno, appunto fessone, lascio una piccola apertura per imbottire bene, per poi chiuderla successivamente. Quindi andiamo a cucire. Ho imbottito bene la testa, ho cucito il cappello lungo tutto il perimetro, lasciando la base libera per poter poi inserire la testa. E adesso mi stavo concentrando sul naso di Frosty in particolare. Allora ho chiuso al cono il triangolo, ho imbottito bene la punta e fino su al margine, poi ho passato la filza e adesso vado a tirare per chiudere. Quando vado a chiudere, ok, cerco anche di spingere l'imbottitura verso l'interno in modo tale che così posso poi andare a incollare il naso su questo lato, in modo da mantenere la cucitura sul retro. Poi, una volta fatto questo, sempre eseguendo con l'ago dei punti lanciati, sempre andando ad imitare la mia carota, quindi faccio anche dei punti in diagonale, perché in questo modo arriccio anche un pochino, vedete, il naso. E poi, approfittando della cucitura, quindi metto un filo di colla proprio sotto la cucitura e tengo per un po'. Quindi Frosty è pronto. Vado ad inserirgli il cappello. Il cappello di Frosty è quello rosso, quindi vado a inserire. A me piace anche un pochino storto il cappello, non proprio dritto. E vado a mettere un punto di colla, un punto di colla proprio al di sotto del cappello per fissarlo sia davanti che sul retro. Benedetti fili, ok. A posto. Adesso vado a realizzare la fascia della pellicetta. Ritagliate dalla pellicetta una striscia 38 x 8 cm. Poi andate, partendo dal laterale, andiamo ad incollare, potete anche cucirla, per carità. Ok, metto un giro di colla
e vado ad incollare mezzo centimetro del bordo della mia pellicetta. Ok, tutto intorno. Sul dritto faccio la stessa identica cosa, la ripiego quel mezzo centimetro e vado decoriamo il cappello con un motivo. Non ho fatto altro che fare un fiocchetto e prendere delle bacche. Ok, e poi lo poserò sull'altro. Mettere un sonaglio di 35 mm, quindi da 3,5 cm. Ok. Ecco qua, in modo tale che poi peserà sulla struttura. Non mi resta per Frosty che fare la sciarpa. E allora, per la sciarpa ritaglio sia dalla pelliccia che dal tartan in lurex un rettangolo 90 x 15 cm. Poi vado a mettere in doppio i due tessuti e vado a cucire tutto intorno lasciando una piccola apertura per poter rivoltare la sciarpa. Quindi vado a cucire mettendo dritto contro dritto, in questo modo. Ci vediamo fra un po'. La sciarpetta è stata rivoltata e annodata semplicemente attorno al collo di Frosty. Quindi poi ho eseguito un taglietto sul retro della testa per poter alloggiare il bastoncino. Ok, una volta fatto questo vado ad incollare e a fissare il tutto con la pistola a caldo, in modo che così almeno Frosty è completato. Per l'acconciatura di Polly, una volta che ho imbottito il viso, prendo un metro di fil di ferro modellabile e lo ripiego, lo doppio praticamente. Poi lo posiziono sul retro della testa e faccio fuoriuscire 15 cm a destra e 15 cm a sinistra e vado ad incollare. Lo fermo. Ok, mentre aspetto che si raffredda, preparo le mie ciocchette. Le ciocchette le realizzo andando ad avvolgere il filo di lana attorno o a un cartoncino oppure ad una secca di legno. L'importante è che sia lunga 25 cm. Ora, il numero di giri dipende dalla grossezza del filato. In questo caso, che è molto sottile, anche 20 giri vanno bene. Nel momento in cui fosse un pochino più grossa, allora 10 vanno benissimo. Quindi nel caso di questa ne andiamo a fare una ventina. 3, 4, 5, 20. Ecco qua. Vado a tagliare e per i codini mi occorrono, allora entro all'interno e vado a raccogliere tutte le mie asole del giro, quindi a destra con un paio di nodi, ok, e anche da quest'altra parte. Paio di nodi sono sufficienti. Okay.
filo. Ok, per ricoprire il mio fil di ferro non ho fatto altro che andare a inserire la mia ciocchetta facendola fuoriuscire di un centimetrino, ecco, un paio di centimetri. Poi ruoto attorno l'anima del fil di ferro e metto un goccio di colla giusto per fermarla. Con il restante filo di lana vado praticamente ad avvolgere tutto attorno al filo modellabile. La incurvo anche un po', ok, e chiudo andando a fermare con un goccio di colla l'estremità della mia ciocchetta sul retro della testa. Così, facendo attenzione che non mi ustiono, ecco qua. Così praticamente ho fermato, ho ricoperto più che ho fermato, ho ricoperto praticamente il fil di ferro. Ora posso andare a lavorare i miei codini. Vado ad incollare il mio codino proprio sul retro, sul nodo. Innanzitutto metto la colla e dietro, dove ancora c'è rimasto un po' di fil di ferro scoperto, lo tengo fermo per un po' senza ustionarmi, ok, e vado a girare la mia ciocchetta, la ruoto un po' e vado a girarla, tolgo il filo, attorno al mio codino, lasciandola leggermente più morbida rispetto a questa che invece l'ho stretta molto di più, perché adesso devo dare volume. Fermo con la colla, mettendo il goccio di colla proprio sul nodo. La colla la metto sempre sopra il fil di ferro ricoperto questa volta, ecco qui, tengo per un po', la lascio più voluminosa. Quando andrò ad avvolgere l'altra ciocca, la lascerò ancora più voluminosa. Per il codino mi occorrono all'incirca 4 ciocche. Proseguiamo con la seconda, anzi no, con la terza ciocchetta. Sempre mi raccomando volume. Vi ricordo che per i codini ne occorrono all'incirca 4. Poi se vi piacciono ancora più gonfi, quindi vado anche qui ad avvolgere quest'altra attorno al sempre al mio fil di ferro ricoperto, sempre sfruttando i nodi come punto di incollaggio. Quindi questo lo metto qui. Occhio a non ustionarvi, ok. Cercare di fare un volume graduale. Vi ricordo allora per i codini 4 ciocchette. Quarta ciocchetta. E anche qui vado sempre a sfruttare l'incollaggio sui punti del nodo. Adesso, allora, 4 per i codini. Adesso 2 laterali, sempre mi raccomando un nodo centrale e 2 laterali. Il nodo centrale mi serve per fissarlo alla testa e i 2 nodi invece si vanno a congiungere e ad incollarsi uno contro l'altro. Un po',
questo invece lo attacco proprio sulla testa. Sempre parlo di nodi. Ora metto un gomito giusto per rialzarla un pochino, ecco qua, di rivolgerla più verso di me. Preparo 4 ciocche frontali. Allora, la prima la vado ad incollare all'incirca a 2 cm a partire dal retro. In questo caso ho realizzato una ciocchetta solo con il nodo centrale e la lascio cadere sul davanti. La prima, anzi facciamo così, ne attacco tutte e 4, me la attacco contemporaneamente, quindi la seconda, la terza e la quarta. Mi raccomando, sempre i nodi e le tenete un po'. Ok, giro sul davanti, si sarà formata la mia frangetta. Taglio questi fili, si sarà formata la mia frangetta, quindi per andare a fermare la mia frangetta non faccio altro che mettere un po' di colla sul davanti. Ok, e tengo un po'. La frangetta non perde il volume perché si incolleranno ovviamente solo la parte di sotto delle mie ciocchette. Ok, dietro sono 3 ciocchette, quindi anche qui vado a mettere colla e vado a mettere le mie ciocchette. Anche qui le ciocchette sono solo annodate al centro, al contrario sui codini invece erano annodate al centro e anche all'estremità. Un po' più lungo. Ok, adesso non mi resta che decorare Polly con le candy. Per le orecchie vado a mettere un po' di colla e le vado a doppiare. Le rifilo un po' se necessario, perché magari si vede la linea tratteggiata. Ok, dopodiché apro sul laterale e sulla cucitura vado ad incollare il mio orecchio sia a destra che a sinistra, quindi apro la mia ciocchetta e vado ad incollare sulla cucitura il mio orecchio. Ok, fatto questo vado a finire di fissare meglio, non mi si è incollato, ecco, fissare meglio i codini utilizzando l'orecchio, così mi si ferma anche un po' la lana, e vado ad iniziare ad incollare le mie candy. Il passaggio successivo è quello di andare a effettuare un piccolo taglietto qui sul retro a circa 1 cm dalla cucitura, in modo da dar a inserire il bastoncino della struttura dei piedi allungabili.
Ok, non ci resta altro che fare la sciarpa a tubolare sia per lei che per Lolly. Per la sciarpa di Lolly e Polly utilizzo una striscia ricavata dalla pellicetta con il glitter 48x15. Vado a chiuderla a tubo sia cucendola a mano appunto indietro, a macchina oppure incollando come ho fatto io, e vado a rivoltare. Aspetto prima che si asciuga un po', nel mio caso vado a rivoltare. Il passaggio successivo è quello di andare a cucire a mano, a macchina o ad incollare il bordo sia sopra che sotto, e una volta terminato vado a rivoltare. La cucitura la metto sul dietro quando lo vado a infilare e la vado a decorare sul davanti. Allora, la testa è pronta, la sciarpetta è pronta, è uguale a quella di Polly nell'esecuzione, le orecchie le ho già preparate, le candy anche per come decorazione. Se voglio la fascetta del cappello, mettere anche la fascetta del cappello, così come abbiamo fatto per Frosty, è pronta. Vi ricordo 38 x 8 cm di altezza. E ora mi mancano solo le ciocchette per Lolly. Allora, partiamo nel dirvi che utilizzo l'altezza di 20 cm di lunghezza per fare le ciocchette di Lolly, sempre un 20 giri. Di queste ciocche ne ho bisogno 6-8 a seconda del tipo di lana. Allora, prendo la mia testa e prendo il mio cappello. Okay. Non metto colla se non quando devo proprio andare ad attaccare, stiamoci un pochino, tutte le mie ciocchette. Quindi, sul nodo centrale metto la colla e vado sotto. Ok, do volume di nuovo. A questo punto vado ad incollare le orecchie. Le orecchie, metto la colla, prendo l'orecchio e vado ad incollare lungo la mia cucitura. Un pochino di colla qui e accosto la lana. Faccio la stessa cosa anche dietro. Dopodiché proseguo così come ho fatto per Frosty a mettere la mia fascetta, quindi inizio dal contrario, quindi vado ad incollare prima la parte di sotto per rivoltare così come ho fatto per Frosty, e vado a mettere una piccola decorazione finale sul cappello di Lolly. E per questo video tutorial tutto, un abbraccio come al solito e a presto con nuove e tante idee. Ciao ciao!